secondo anno per Vesti la Musica, un programma, un progetto di Noi Musica. Francesca Cardenato è un po' la coordinatrice, l'ideatrice di un progetto voluto da un grande sacerdote, un grande prete. Sì, questa iniziativa, come molte altre, fanno parte del progetto Noi Musica, fondato da Don Luca Nicocelli, che è stato parroco di Centenaro e che purtroppo ci ha lasciato giovanissimo, a 42 anni, lo scorso 26 marzo. Però noi vogliamo continuare tutti i concorsi e tutte le iniziative che hanno preso vita con lui. Questa è una delle tante, Vesti la Musica in abito da sera, la presentiamo oggi, però le iscrizioni sono aperte fino al 30 marzo del prossimo anno. E la finale sarà a Desenzano il 15 giugno 2013. È un concorso di moda e musica, un concorso di moda musicale, noi diciamo forse l'unico in Italia per adesso, perché invitiamo proprio ad abbinare la musica all'abito, anzi lo stesso abito deve diventare musicale. Il tema del prossimo anno è il musical, quindi ci si può ispirare a canzoni, atmosfere, scene di musical o film musicali. L'importante è avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni. Se si ha l'idea buona ma non si è in grado di realizzare il progetto, ci si può far aiutare, va bene anche partecipare in coppia, l'importante è che l'ideatore sia nel range di età stabilito dal regolamento. E la cosa importante, beh, per chi desidera iscriversi, noi abbiamo tutte le informazioni sul nostro blog vestilamusica.blogspot.com o sul nostro sito noimusica.org. Ecco, poi concorso, le ragazze una volta fatto il concorso ci saranno sfilate, serate oppure un concorso che si chiude così? No, allora ci sarà la possibilità oltre di sfilare per i finalisti nella serata finale del 15 giugno, ma poi come abbiamo fatto con la prima edizione diamo la possibilità agli abiti di essere protagonisti di altri eventi e poi rimarranno esposti per un mesetto circa a luglio nella boutique Rosie for Her di Emilio Gabbana a Desenzano, è una delle più prestigiose rimaste a Desenzano del Garda.